Il taglio è fantastico finché... Per fortuna ci è ribellato Medical Group. Romano, che cosa non è andato dal tuo punto di vista oggi? Niente. Molto semplice analisi, non ha dato niente, né dal punto di vista dell'atteggiamento né dal punto di vista tecnico e tattico. Quell'errore generale nel primo gol che abbiamo preso ha condizionato tutto il resto della partita. Qualche cosa è mancato per concretizzare anche la bolla di direzione che si è vista nel primo tempo? Forse un po' meno nel secondo, dove ti importa a parte la traversa di Vivo, non ne ho visti. No, sono due partite che di errori ne abbiamo fatti, io per primo, se vogliamo fare un'analisi, in queste due partite non possiamo parlare di errori, perché altrimenti non c'entriamo il punto. E di che cosa si potrebbe parlare? Nell'ultima... Dobbiamo metterci in discussione e ripartire. Altre domande, Beatrice? Volevo chiederti, anche dal punto di vista tattico, il giocatore terzo, e intanto al campo hai capito che c'è difficoltà un po' troppo statica nel giro palla. Ti chiedo se hai voluto prendere l'iniziativa nel staccarti anche dalla linea, proporti un pochettino più in avanti e dare funzioni più. No, nel secondo tempo c'era più spazio, allora ho pensato che si potesse sviluppare un po' più avanti il gioco, cercando di dare soluzioni. Primo tempo non ci dobbiamo neanche far ingannare, cioè se giochi contro una squadra che si mette 11 dietro linea della palla e viene uomo su uomo, dobbiamo mettere in conto che il possesso palla non è un male, cioè avere la palla non è una cosa negativa, anche se la palla sta ferma. Non ci sono aspetti negativi in questo. Se nessuno di loro viene a pressarti, significa che lo spazio dietro non c'è e quindi devi aspettare. Anzi, dobbiamo migliorare in questo, non ci deve scottare tra i piedi. Dobbiamo volerla la palla e tenerla. Se loro non escono, significa che la teniamo noi. Se la teniamo noi, non ce l'hanno loro. Come sfruttare al meglio anche queste caratteristiche, dici tu, del possesso palla? No, nel senso che il primo tempo ho già sentito, no, che si diceva non ci avevamo soluzioni. È chiaro, quando trovi una squadra completamente dietro la linea della palla nella loro metà campo, di spazi non ce n'è, allora bisogna avere pazienza, personalità tanta, non bisogna assecondare la volontà di nessun altro che non sia quella dei giocatori, dell'allenatore, della società, di fare le scelte corrette, perché la scelta di tenere il pallone e non regalarlo agli altri è comunque una cosa da squadra che deve maturare, ecco. Questo è quello che penso io. E l'abbiamo fatto, non sempre bene, però alcune delle poche giocate che abbiamo fatto, trovando diciamo qualche soluzione in avanti, hanno creato degli spazi dietro le loro spalle e ci hanno creato anche dei presupposti per fargli male. Queste cose dobbiamo fare molto molto meglio rispetto a quello che abbiamo fatto oggi. Però diciamo che possiamo stare qua a parlare di principi, di gioco, di atteggiamento, quanto ci pare, ma oggi nessuno di noi può dirsi soddisfatto, a posto con se stesso, cioè dobbiamo fare molto meglio, io per primo, quindi chiacchiere poi le porte via al vento. Ecco, grazie, quindi la tua esperienza, come si può, non dico uscire da questo periodo, perché dovrebbe partire, non voglio fare programma, ma come ci si può risollevare? Questa è una bella domanda, perché ti potrei rispondere con una banalità che è il lavoro, ma non è così, cioè bisogna compattare l'ambiente, bisogna diciamo creare anche a livello mentale, psicologico, la condizione corretta per scendere in campo e dobbiamo anche pararci chiaro, nel senso se la partita di oggi non fa testo, perché è un po' come la partita, la prima che abbiamo fatto, quando o contro l'Est, diciamo, che abbiamo diciamo, non giocato. Ecco, questa è una partita in cui abbiamo giocato veramente male in tutti gli aspetti del calcio. Quindi
Però detto questo, per ripartire ci vuole entusiasmo, ci vuole voglia, ci vuole coinvolgimento da parte di tutto l'ambiente, cioè noi dobbiamo capire che comunque siamo una squadra che sta facendo il suo percorso. Non sappiamo ancora quale sarà, diciamo, il percorso che ci aspetta, però nel senso dobbiamo capire se pretendiamo che Treviso vinca tutte le partite. Sì, noi lo possiamo fare, perché sicuramente Treviso ha dei giocatori forti, però sicuramente creare una squadra dal nulla e rivoluzionandola completamente e sperare che non ci siano mai, diciamo, dei momenti di difficoltà, ecco, questo è un po' utopistico, io non l'ho mai visto fare, ecco, dal nulla, anzi ho sempre visto fare il contrario, no? Tante neopromosse sia in Serie B che in Serie A sfruttavano, rispetto a squadre con giocatori più forti, l'entusiasmo di aver creato, diciamo, un ambiente di un certo tipo per sopperire a quello che erano, diciamo, delle mancanze magari a livello tecnico per fare dei punti. Noi questo l'abbiamo fatto, dobbiamo continuare a farlo, ecco. L'importante è che l'ambiente sia compatto, che non ci siano, diciamo, la caccia all'uomo, ecco, qua sbaglio io per primo, ed è bello prendersi le responsabilità, è bellissimo, anzi la difficoltà è una cosa fantastica, quindi per me è il mio habitat naturale, però nel momento in cui ci si prende la responsabilità e si dice ho sbagliato, non c'è niente di male, forse così possiamo risollevarci, ecco. Altra domanda, Alberto? Sì, hai detto non sarebbe combattere l'ambiente, sembra che anche oggi su tutti i tifosi c'è stato, e forse qualche parte fatto bene quello alla fine con Iago, forse, però sembra che comunque ci dato fino alla fine. Non ho visto il battibecco con Iago, non mi riferivo ai tifosi. No, ok, comunque dicevo che hanno sostenuto anche oggi fino alla fine come passarono, quindi per il combattarsi sembra che. Sì, ma non mi riferivo ai tifosi, io parlo proprio. Sì, no, in generale. Sì, sì, infatti ti ripeto, non era riferito ai tifosi assolutamente, è capire la difficoltà tra di noi, dentro lo spogliatoio, società e tutti, che questa squadra sicuramente può inciampare, però se c'è una volontà comune di far bene, si vede il bicchiere mezzo pieno, si cerca di migliorare, possiamo sì inciampare, ma rimettiamo le cose a posto. Se invece buttiamo via il bambino con l'acqua sporca, allora credo che non sia, diciamo, o si cercano magari dei capri espiatori, dei colpevoli, o si fanno dei discorsi, diciamo, che esulano da quello che riguarda il campo, puramente il campo, allora si perde un po' il punto di vista, il focus, ecco. Dobbiamo essere concentrati su quello che dobbiamo migliorare, fare, mettere da parte questa partita è incommentabile da quello che penso io, prima di tutto, cioè, parlo di noi giocatori, Quindi per primi noi dobbiamo alzare la mano e sapere che queste prestazioni non devono ripetersi in alcun modo. Questo per primo. Però io parlavo in generale, va bene, è una partita, però come ci siamo risollevati dopo Este possiamo farlo ancora. E magari non sarà l'ultima volta che ci troveremo in difficoltà. Tutto qua. Ultima domanda, ti chiedo com'è il tuo umore rispetto a Este. Stai meglio, stai peggio, visto anche una serie di otto che avete fatto dopo appunto quella partita? No, io sto di merda. Ma meglio o peggio? Peggio. 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 Perché speravo che non ricapitasse più una sensazione del genere. Invece è ricapitata e sto malissimo, se proprio lo vuoi sapere. Massoterapia, il potere delle mani. Un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group.